partecipazione così numerosa e benvenuti in Sephora e grazie per la vostra pazienza perché molta gente guarda un po', quindi non ho ancora visto svenimenti, solo qualche vetro che è caduto, però per fortuna senza fare danni, quindi sono molto tranquilla, sono contenta di vedere tutta questa bella gioventù. Allora, ho seguito mio marito che voleva andare a studiare a New York e senza sapere l'inglese, senza sapere cosa fare nella vita, sono partita anch'io. Sono partita e ho deciso di studiare trucco, perché il trucco era la mia passione, mi è sempre piaciuto e era il motivo per il quale, come diceva Claudio, mi sarei sempre alzata senza farmi pesare il fatto che dovevo farlo come lavoro. Quindi
una delle cose più belle della vita, se si può lavorare con la propria passione, penso che non ci sia niente di uguale. Sono partita, ho studiato inglese e poi ho iniziato, ho fatto un po' la babysitter per un breve periodo, e mentre facevo la babysitter ho scoperto una community di trucco su YouTube, che per me fino a quel momento era semplicemente il canale dove guardavo le gare di Rutti o quelle cose lì. In realtà appunto c'era della gente col tre che fare Ruti, cioè si metteva in impegno e creava dei contenuti, e io mi sono interessata tantissimo a questi contenuti, tant'è che stavo su ore e ore a ricreare trucchi, a comprare prodotti su eBay, a cercare l'offerta, e da lì è nata l'idea di farlo in italiano, siccome non esisteva e siccome comunque dovevo iniziare una scuola di trucco. Ho pensato, ok, la scuola di trucco, comunque in generale le scuole di trucco costano tantissimo, quindi dato che ho investito i miei soldi, dato che sto per andare a scuola e sto per imparare qualcosa, proviamo a vedere cosa succede se anche mi metto a fare dei video su YouTube. Ho fatto il primo video, con grande fatica, perché veramente ci sono stata ore e ore prima di riuscire a registrare qualcosa che all'epoca pensavo fosse gallino, in realtà se lo riguardo adesso era più che altro scena muta, però ce l'ho fatta, insomma. L'ho caricato e mi sono fatta pubblicità su vari forum perché nessuno li guardava quei video, quindi sono andata al femminile, donna moderna, tutti i forum di bellezza. Ho scritto proprio una frase tipo: venite a trovarmi, sto per studiare, per iniziare una scuola di trucco, vi insegnerò tutte le cose che imparerò. Da lì sono arrivate le prime visite delle prime ragazze, e grazie soprattutto al passaparola piano piano le ragazze sono iniziate a diventare un po' di più, finché sono diventate tante, ma incredibile. Una ragazza l'altra volta mi ha chiesto come ho fatto a capire che qualcosa era cambiato, e io ho detto, finché lo vedevo tramite i numeri non capivo niente, perché vedevo dei numerini, dei commenti, però non capisci esattamente cosa sta succedendo. Poi praticamente la Rizzoli mi ha contattato, mi ha fatto fare un libro, e io esattamente un anno dopo l'apertura del mio canale sono arrivata a Milano. Sono andata dal mio parrucchiere, mi sono fatta la messa in pica e gli ho chiesto dei dettagli perché volevo noleggiare lo spazio. Mi ha detto di sì, ho noleggiato lo spazio del parrucchiere, ho messo su Facebook l'annuncio che avrei fatto un piccolo evento, che avrei portato patatine, acqua, eccetera, eccetera. Sì. Abbiamo preso un po' di pandine, salatini, che non sono bastati praticamente, io non li ho neanche visti, se ci sono mangiati tutti loro. Native, le milanesi, se ci sono mangiati tutti loro. E niente, sono uscita fuori e mi sono trovata davanti a un sacco di ragazze, tantissime, e lì non ho capito più niente, perché comunque non mi aspettavo fisicamente quei numerini che vedevo sul computer, erano veramente delle ragazze che erano venute lì per me, e lì è stato veramente il momento in cui ho capito che c'era qualcosa di diverso, ho capito che comunque i miei video non me li guardavo solo io, mia mamma, insomma, e Claudio, ma c'era qualcun altro che li vedeva, cosa che mi ha un po' spaventato, dato che ero sempre in pigiama praticamente nei primi video, quindi ho detto ok, bello che andiamo a fare un po' di shopping, che altrimenti qua mi vedo sempre solo in pigiama. Niente, da allora, come mi hanno chiesto oggi, tanto e niente è cambiato, nel senso che ho fatto tante altre cose, ho fatto collaborazioni, il mio canale è cresciuto. Una delle prime collaborazioni è stata quella con Pupa, che è iniziata con dei video tutorial e poi è sboccata in quello che è Mimi Oscar Collection. Stavo qualche altra parte, credo sempre fosse da girare. Intanto vi chiedo, tra la matita Blu Adria e DMQ Golden DMQ, quale preferite? Golden! Brave, molto bene. Ma io anche la... E fa esattamente la stessa cosa dall'altra parte. L'occhio sinistro comunque non è ancora finito, quindi torna. Intorno. Ci sta molto la scioglia. Ma non è vero.
No, io occuperei. Per sfumare queste matite le sfumo immediatamente, per questo non faccio tutti e due gli occhi subito, ma lo faccio una alla volta, perché altrimenti sono impossibili da sfumare, perché si aggrappano tipo non si staccano più.